robot creato per fare sesso? È territorio della fantascienza, di un mondo distopico come quello evocato dalla famosissima serie TV Westworld. C'è chi teme la sostituzione delle donne, chi la fine del genere umano. Per la ricercatrice britannica Kate Devlin, invece, i sex robot, grazie all'intelligenza artificiale, rappresentano un punto di svolta tecnologica per le relazioni umane e non necessariamente in chiave negativa. Quella di oggi riguardo ai sex robots è una visione ristretta. Abbiamo delle Barbie che sono simulacri, stereotipi di donne. Credo che il futuro sarà più interessante e migliore se prenderemo le distanze da questo approccio, andando verso forme più astratte, per esperienze intime, magari indossabili o immersive, non solo con stereotipi di donne, perché oltre ad essere molto riduttive, escludono tante persone. Siamo in grado di progettare cose decisamente migliori. Abbiamo già i robot da compagnia per assistenza infermieristica, come la foca robot giapponese. Le persone si affezionano a questi robot che assumono il ruolo di animali domestici. A mio parere, quindi, è possibile stabilire dei legami con delle forme di tecnologia. Esiste già una comunità di persone molto affezionate alle bambole sessuali, quindi non è impossibile, anche se si tratta di un rapporto molto diverso da quello con un essere umano. Dovendo essere una copia degli esseri umani, ora mi domando cosa voglia dire essere un umano. Non disponiamo ancora di macchine senzienti, ma se un giorno ci saranno, dovremo anche considerare i diritti e le responsabilità degli umani e dei robot. Su questo la comunità dell'intelligenza artificiale è profondamente divisa. Alcuni credono che i robot avranno una sorta di coscienza, altri invece che non accadrà mai. Personalmente credo che avremo il dovere di considerare gli aspetti etici se ci troveremo in una situazione simile.